Insomma, bentornati su questo grandioso videogioco di Sid Meier's Pirates. E come potete vedere, punto primo, ho messo il gioco in italiano, ho trovato una patch non ufficiale su internet e l'ho aggiunta. Dovrebbe includere anche i sottotitoli dei dialoghi, se non i dialoghi stessi. Altra cosa, lo scorso video è venuto con l'audio del sistema davvero troppo alto, quindi ho modificato l'impostazione dell'audio. Adesso dovreste sentirmi regolarmente. Detto questo, carichiamo una partita. Era? Rapido, spazio 1 dovrebbe essere. Sì, come faccio a selezionarlo, bimbo bello? Ehi! L'ho salvato la scorsa volta. Scusa. Questo l'abbiamo già visto, ma... Eravamo con i francesi, no? Ma proviamo solo un attimo a vedere salvataggio, caricaggio del gioco. Scusa, se noi andiamo qua. Carica, carica, no, non c'è. Salva la partita, spazio vuoto. No, aspetta, salvare. Carichiamo questi. Perfetto, ma... Ah, e ora c'è. Boh. Ragazzi, niente, allora dobbiamo... ricominciare, non so come... Boh. Ma io non ho fatto niente al sistema, eh. Ho solo cambiato la lingua, ma si vede che ha dei file diversi per i salvataggi in base alla lingua. Boh. Vabbè, comunque, rieccoci qui, ragazzi. Andiamo a cercare a vedere se... no, qua non hanno un casino di niente. Vendono poco, ma non hanno niente, quei... ragazzuoli là. Allora, andiamo a vedere l'insediamento francese, se per caso ci danno delle missioni o cose, in modo da crescere il nostro livello. Allora, parliamo con il sindaco. È stato nominato un nuovo governatore del Petit Gov. Mi aspetto che proteggere tra mia nave da ogni pericolo mentre mi metto in viaggio per assumere le mie nuove mansioni. Ok. Marianna, devo andare a Petit Gov. Visitiamo la taverna, ma di cose ne abbiamo? Commerciale col mercante. Vediamo cosa ci vende di buono. Cibo a 5 pezzi d'oro. 20 no, è abbastanza caro. Però zucchero a 4 pezzi d'oro non è male. Quindi io direi di comprare un po' di zucchero. Zucchero a 4 pezzi d'oro. E vediamo quanto riusciamo poi a venderlo. Salpiamo. Ma che c'è? No, 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 no. Andiamo con la velatura completa. C'è un po' da capirlo, insomma, il funzionamento dei comandi, perché non è totalmente intuitivo. Soprattutto all'inizio. Allora, noi port the pack. No, oddio, c'è una tempesta. Ok, niente di che. Però mappa, noi siamo... Ah no, dobbiamo andare di là proprio. E scendere abbastanza. Noi, scusa, non posso uscire da... Torno alla partita. Là c'è un insediamento inglese, andiamocene di qua. No, non devo attaccare. Volevamo solo passarci in mezzo, ragazzo. Non so se capisci cosa vuol dire passarci in mezzo. No, questa dovrebbe essere l'isola che c'è in mezzo, infatti. Dobbiamo circumnavigare questo ragazzino. Ehi, 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 ehi.
Ma che... Ma perché se n'è andato quello? Ok, vieni con noi. Vieni qui. Ah no, a toccare. Non possiamo andarcene, vai. No, quello va troppo lento. Ma dove vai? Porca miseria, nuovo governatore! Mi fai diventare pazzo! Petit Goa, vedi là? Vieni. Ma non riesci ad andare più veloce di così? Ma stupido! C'è quel Kaiser di Corsaro davanti a noi! Guarda quella che vele sfasciate che ha. Ah, perché è passato... Ma... Porca miseria, ce la fai? Non attaccare. Ma che cribbio. È lentissima quella barca là. Abbiamo anche la barca mezza sfasciata qua, non lo so perché, ma... Sarà per il fatto che siamo passati in mezzo alla tempesta prima. Proviamo ad attaccare questo. Proviamo, dai ragazzi. Yeah, ha mancato del tutto. Anche noi però. Aia, allora adesso c'è la parte col capitano. Vediamo un attimo cosa... Cosa ne concludiamo. Dai, 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 che ce la facciamo. Yeah. Grandi, ce l'abbiamo fatta! Lolli lo! E questa è la nostra vita, ragazzi! Allora. Come 43? Ne avevamo tipo 60, vabbè. Benvenuti a bordo, ragazzi! Perfetto, 261 cosi saccheggiati. Un sacco di cibo! Quella è più grande ma è molto danneggiata. Direi di affondarla. Infatti non ci sta tutta sta roba qua. Teniamola, se... ma giusto per vendere la roba. Vediamo cosa succede a tenerla. Adesso sono due le nostre barche, perfetto. Adesso andiamo a farci dare una ricompensa da quel bravo ragazzino. Allora vorrei parlare con il governatore, visto che l'abbiamo appena portato qua, che ci dia un po' di soldi o qualcosa. Mio caro signor Mazzetese, entrate, vi prego. Forse vi interesserà sapere che siamo in guerra con i malvagi spagnoli. Non me ne frega niente, a dire il vero, però grazie comunque. Ho saputo che recentemente Petit Goa ha un nuovo governatore. Hai catturato un brigantino pirata. Ottimo! Il re ne sarà compiaciuto. Me ne compiaccio io, sire. No, lui non è un sire, vabbè. Sono lieto di offrirvi una lettera di corsa che vi autorizza a saccheggiare e affondare le navi dei nostri nemici. Siamo dei corsari. Come mostra questa mappa, la città nemica più vicina è la città spagnola di Santo Domingo, che si trova molto lontano a est. È molto lontano, dai. Comunque. In effetti, questa mattina è stato avvistato un appetitoso brigantino a palo costiero spagnolo che andava in quella direzione. Au revoir, signor Mazzetes. Au revoir, monsieur.
commerciare col mercante. Allora, qua quanto va lo zucchero? Allora, vendiamo un po' di zucchero. Ma giusto per fare un po'. Ah no, ma spazio nella cestina ne abbiamo parecchio. Potremmo comprare cose che va a poco. Merci. Compriamo un po' di merci. Sì, ho un po' sfappato la mano, non so come mai. La risoluzione gliel'ho impostata giusta. Sì. Visitiamo la taverna. Consultiamo maestro Dasha. Perché dobbiamo riparare questa. Ah, nave 2. A vendi vale niente. Ah, Kaiser, ripararla costa 787 pezzi d'oro. Porca pupazza. E venderla la vende per 10 pezzi d'oro. Ah, può mettere la macchia triple. Ma ce l'ha la macchia triple? Ah, servono 500 pezzi d'oro e non ne ho. Bene, innanzitutto la ripariamo questa, che è la nostra nave principale. E questa niente, la teniamo per ora. Sperando che non ce la affondi, no? Allora. Allora, prendiamo dell'altra ciurma, vediamo. 50 uomini. Sono tanti, eh. Sì, dai. 99 siamo, adesso sfamare tutta sta gente ci vorrà un sacco di roba, eh. No, grazie. Un'altra volta. Questo può darci informazioni sui nostri parenti. Ah no, vabbè, non voglio potenziare la mia nave per ora, anche perché non ho soldi. Salpiamo. Ah. Mi vuole vedere. Signor Mercedes, entrate, vi prego. Sì, me l'hai già detto che siamo in guerra con i malvagi spagnoli. È quello che mi hai detto prima. Grazie, capitano. Cioè, grazie, governatore. Merci. 100 acri alla periferia cittadina. Bestia, buongiorno signorina! Che piacere vederla! Che collana finta che le ho fatto! E tipo un tatuaggio sul collo! Caro signor Mazzetes, siete un furfante giovane e attraente. Forse quando avrete raggiunto il grado di barone potrete farmi da cavaliere al grande ballo. Dove devo mettere la firma? Ma c'è il panciotto sbottonato! Vabbè. Salpiamo, bei bimbi. Dovremo fare delle missioni per i francesi qua di sicuro. Però hai guadagnato il tuo primo punto fama. Puoi raccogliere punti quando. Ok. Quelli sono spagnoli, ma no, ma sono troppi. Troppo grandi. Allora, andiamo un po' in là. E paghe militare, sì, ma non ci interessa. Volevo andare a vedere se per caso riusciamo a vendere la roba qua. Equipaggio 99, sono felici. Aspettami. Ce la fai? È lenta però sta barca dietro. Porca miseria, barchetta del Menga. Andiamo. Santo Domingo. Sì, andiamo a Santo Domingo. Infatti stiamo andando a Santo Domingo. Ehi, 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 rallenta.
Sono iniziano ad essere tristi, come abbiamo visto la scorsa volta. Contrabbandiere spagnolo. Ma no, io non voglio inimicarmi di tutta la gente. Andiamo a tirare giù qualche tizio, ma così, amicizia, poi. Ok, allora. Ma che cazzo? Entratevi, prego. Sono in guerra con i visci dei francesi. Questo però è molto più sexy che non quel francese del manga. Ottimo, re ne sarà compiaciuto. Una lettera di corsa che vi autorizza a saccheggiare dei nostri nemici. Perfetto. E ci sono appena stato. Lol. Arrivederci. Forse se mi faranno commerciare. Ecco. A 11 io l'ho preso a 5. Vendi tutto lo zucchero. Perché ho così poco oro? Ah, perché ho riparato la nave prima. Merci valgono niente qua. Posso comprare merci, però poco sono, pochi soldi. Però no, per forza merci, merci, dammi tutte le merci che puoi. Dammi tutte le merci. Ok. Diamo. Merci e 3 pezzi d'oro. Consultiamo Maestro Dash. Allora, qua vendi 450, l'altra vendi 10 pezzi d'oro. Ah, ma che triple, ma gli servono 500 pezzi d'oro. Vabbè, GG. Allora, salpiamo. Andiamo in Inde. Forse dovremmo saccheggiare qualche nave pirata per ottenere qualche soldino. Mappa, qua, di qua da queste parti dove andiamo? Possiamo andare a San Juan. San Juan. San Juan. Rallenta, che c'è quella che va lenta come una capra. Vorrei tanto ripararla quella. Ah no, qua c'è San Timon. Andiamo alla missione di San Timon. La missione gesuita di San Timon. Che cosa vuol dire Santo Timone? Il timone come quello della nave? LOL. Dai ragazzi, passaggio a nord-ovest. No, passaggio. Appare Alberto Angela. Proof. Alberto Angela. È un grande Alberto Angela. Parliamo con l'abate, vediamo cosa ci dice. Se non sbaglio, avete una sorella che è scomparsa da molti anni. Il baleologio nel mondo. Informazioni di cui testo essere. Si nasconde nella città di Cartagena. Ok. Commerciamo con l'abate, possiamo venderti della roba, ma a niente proprio. Posso venderti del cibo, ma non mi conviene. Salpiamo. Passaggio di Mona. Mona Lisa. La la la, abbiamo cibo per 3 mesi. Siamo in alto mare perché. Fama 2, 2 punti fama. E fame invece no, 3 mesi. San Juan, San Juan. Ah no, c'è anche cielo. Perché cielo non me lo metteva? Ah no, adesso me lo mette. Forse perché alcune cose le devi scoprire prima. Guarda che mi sono danneggiato anche le vele qua nel frattempo. Fa più, forse dovrò vendere quella roba, ma vale pochissimo quella roba là. Allora, insediamento spagnolo di cielo, 1200 tranquillo e desolato, vuoi? Parlare con il sindaco? Ah, ok. Boh, adesso vediamo cosa succederà. Magari ci daranno dei miglioramenti con San Juan. Allora, visitare la taverna. Vediamo più che altro se ha qualche notizia sui nostri parenti. No, è l'altra che ci dà le notizie sui parenti. Le speranze va a Monferrà. Vabbè. No, non ci interessa. Qua non abbiamo neanche nessuno da reclutare, ma perché è un villaggio piccolo. Allora, commerciale col mercante. Vediamo, il cibo va a niente. Cos'è che va? Se questo è 6 pezzi d'oro, abbiamo comprato 3. Possiamo comprare lo zucchero a 2 pezzi d'oro.
Però dobbiamo vendere della roba, non possiamo solo comprare, vabbè. Compriamo zucchero. Ah, non ci sta più roba. Vaffanbrodo. Vendo un paio di merci. E compro un po' di zucchero. E abbiamo niente di soldi. Come sempre, danni alle vele. Quanto oro abbiamo? Ripariamo i danni alle vele. Ripariamo i danni alle vele. E salpiamo. Abbiamo bisogno di un sacco di soldi. Trasporta le canne da zucchero qua a San Juan. Quello che abbiamo detto noi. Niente, non arriveranno mai quelli. LOL. Però i francesi sono i nostri alleati. San Juan. I prezzi sono alti per tutta la roba. Subito! Merci a 8. E vabbè, vendiamo 15 tonnellate di merci. Sono stata una fregatura comprarle a 10. Tranne per il cibo anche costa un sacco qua. 7 pezzi d'oro. Io ho cibo sopra un mese. Vendiamo altre 10 tonnellate di merci. Ho cibo sopra un mese. Quant'è la mappa più vicina? Scusa, la zona più vicina. Mappa. No, mappa del tesoro, mappa del mondo. Devo andare fino a San Martin. Là. E sperare che costi meno. Che vuol dire dividere il bottino? Cannone di bronzo. Oh, più precisione. Ma tanto non è che combattiamo chissà che cosa. Questa non posso neanche ripararla. Cosa vuol dire dividere il bottino? Ok. Cosa succede? Ci siamo ritrovati con pochissimi soldi. No, abbiamo troppa gente qua. Scusate ragazzi, ma... Ah, e l'altra nave dov'è andata? Ma che cazzo? No, 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 scusa. Ma che Kaiser? Ma è tipo come se l'avesse resettato da zero. Ma che Kaiser? Oh, da non fare mai sta roba qua. Cioè, prima abbiamo perso la partita, adesso abbiamo... ma sono stati attaccati dai francesi! Cosa potevo fare? Attaccare i francesi? La capitale di cielo è molto delusa. Attacchiamo gli olandesi, dai. Sì. Mancate in pieno. Niente, non abbiamo danneggiato neanche con niente. Vabbè, magari possiamo prenderlo loro. Ma ho usato anche la corda, tra l'altro, mi è sembrato prima.
Ehi, dai, 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 che ce la facciamo? Ciao! Vediamo quanti soldi riusciamo a prendere da questo contrabbandiero olandese. Ma perché in fondo possiamo mica essere amici di tutti, porca miseria. Dobbiamo schierarci da qualche parte prima o poi, perché altrimenti... Sì, dai, teniamo anche l'altra nave. Yeah, quanto so, quanti soldi! E prendiamo tutto, sì, spezie. In fondo era dei contrabbandieri, scusa. La teniamo, ha poco spazio, ha poco... Pepepepepepepepe. Aspetta, andiamo a vedere dove c'è un kit. Ah, è là. Not bad. Contrabbandiera olandese. Vai, 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 vai,
Mi ha fatto dei danni, ma sei un contrabbandiere ricco come l'altro? Abbordaggio! Così almeno riusciamo a fare un po' di soldi. Dai! Oh, è più difficile questo. Yes! Grande ciurma, eccoci di nuovo con una vittoria! Benvenuti a bordo, dai. Sì! Soldi, big money! I contrabbandieri sono da prendere sempre. Teniamo anche quella. Anche San Juan. Noi andiamo in là. Andiamo verso St. Kitts, così ci facciamo amici anche gli inglesi. Che non è per niente male. E poi una volta arrivati a St. Kitts, credo che potremo anche interrompere qua il video. Dov'è St. Kitts però? Ok, devo continuare giù. Ah, quella è una commerciale olandese. Però gli olandesi mi stanno simpatici. Se andassimo contro i francesi. No, ma i francesi hanno quella tizia sexissima, no? Andiamo contro gli spagnoli, sì. Infatti nello scorso video quella ciospa era ben spagnola, no? Allora, parliamo con il governatore. Eeeh, good morning, sir! Ah, vedi perché sono in guerra contro gli olandesi e contro i francesi. Hai continuato un pinacolo olandese e hai catturato uno sloop olandese. Ottimo, il re ne sarà compiaciuto. Capitano. Good morning, madame. Caro signor Mazzatesta, siete un furfante giovane attraente. Forse quando avrete raggiunto il grado di barone potete farmi da cavaliere al grande ballo. Buongiorno. Allora, vediamo. Commerciamo. Basta solo per 2 mesi. Ci conviene comprare un po' di roba. Cosa possiamo vendere? Delle spezie! Vanno 34 pezzi d'oro! Tutta la vita! E compriamo del cibo, almeno per 10 mesi.
E le merci e 5 pezzi d'oro van bene. No, però. Posso trovarle a meno, eh. Adesso ne ho di soldi e ne ho, ho di cibo, quindi direi che qua va bene. Il maestro Dasha, possiamo riparare questa. Vira veloce. Oh. Direi che questo ci potrebbe stare. Vediamo quanto oro ci avanza. Possiamo riparare questa. Questo è uno sloop. Questo è uno sloop. Questo è un pinnacolo. Che è un pochettino più grande. Ha già il fasciame di rame questo. Facciamo che... tonnellate 25. Però questi hanno più tonnellate. Questo qua magari lo vendo, eh. Sì, facciamo che venderlo. Lo vendiamo, tanto per solo 10 pezzi d'oro, ma se no abbiamo troppa roba. 170, sì, ripariamolo, però non mettiamogli il fasciame di rame, lo mettiamo a questa. Perfetto, mi pare buona cosa. La taverna, andiamo a vedere la taverna, se per caso... Vabbè, ci sono degli uomini là, ma non mi interessa. Quello ci dà la mappa, questo cosa ci dice? Raimondo. Ok. Parlano tra l'altro del fatto che ho incontrato la figlia del governatore. Ok. Detto questo, ragazzi, io direi che per questo episodio può essere tutto. Salviamo la partita su Spazio Vuoto 2. Ferma, pausa, pausa. Vediamo se andando su Carica partita ce la dà. Carica partita Spazio 2. Sì. Perfetto, quindi per questo episodio è tutto. Noi ci vediamo ancora. Venerdì con Pirates o giovedì con... no, mercoledì con Untunnelled e... non lo so se c'è Untunnelled questa settimana. No, ma questo episodio esce di venerdì, tra l'altro. Quindi ci vediamo domani con Mindtest. Vi invito a lasciare un mi piace e iscrivervi al canale se per caso non l'aveste già fatto. Mi spiace per il video lungo, ma ci sono stati un po' di inconvenienti dovuti al fatto del caricamento, del salvataggio. Ciao a tutti, ragazzi!